Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Ecco, ci troviamo a 40 giorni dal Natale del Signore, dalla sua nascita, e così come prevede il ritualismo ebraico, al 40° giorno il primogenito maschio veniva presentato al Tempio, veniva offerto a Dio, e come sì, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, i genitori offrivano una coppia di tortore, di colombi. E a questa prescrizione ebraica viene sottoposta anche la Santa Famiglia. Come buon ebreo, Gesù viene presentato al Tempio, ma con una particolarità, che al Tempio non viene accolto da chiunque, ma, abbiamo letto nel Vangelo, da un santo vegliardo, da un santo vecchio, da un profeta, Simeone, che proprio mosso dallo Spirito Santo, lui che aveva chiesto al Signore di non morire senza prima aver visto, aver preso tra le braccia il Figlio di Dio, si reca al Tempio e riconosce nel figlio di questa sacra famiglia Gesù Cristo. Ma Simeone lo definisce con una caratteristica particolare, lo acclama profetizzandolo, questo bambino, come luce delle genti, come colui che avrebbe rivelato la sua gloria come una luce non ad alcuni, non ai prescelti, ma a tutto il popolo di Israele. Quindi potremmo dire che quello stesso esempio, quello stesso episodio verificatosi nella festa dei Magi, quando nella persona di questi tre uomini Cristo si rivela a tutta l'umanità, oggi trova la sua specificità. Cristo è luce per tutte le nazioni, nessuno escluso. Ma questa espressione di Cristo come luce delle genti, presentato al Tempio dai genitori, va letta con l'ultima espressione del Vangelo, quando si dice che il bambino cresceva e si fortificava nella grazia, in età e nella sapienza. Penso che questo ci debba far riflettere su che cosa significa presentare, offrire da parte dei genitori i propri bambini al Signore. Presentare al Signore un bambino, offrirlo a Lui, battezzarlo, non è segno di scaramanzia come tante volte noi crediamo, ma presentarlo a Dio significa anzitutto che i genitori ringraziano Dio per il dono di un figlio. In secondo luogo significa riconoscere che quel bambino, per quanto bello, per quanto buono, per quanto forte o in salute che Gesù ti ha dato, che Dio ti ha dato, non è un bambino che ti appartiene. Tu ti riconosci come custode di una vita che ti è stata donata, ma il tuo figlio, la tua figlia può diventare luce grazie alla fede che ha ricevuto. E soprattutto la crescita dell'uomo deve essere inquadrata in questo tripode. Un uomo è perfetto, un bambino cresce bene quando cresce in età, la vita cronologica, in sapienza, cioè con l'istruzione, con l'apprendimento, diremmo con la scuola, con le buone opere, e poi in grazia, con la vita della fede. I genitori hanno questo compito di accendere questa luce della fede nel cuore del bambino, perché il bambino in sapienza, in età e grazia possa crescere, possa robustirsi, possa fortificarsi. Certo, tante volte i genitori, ma anche noi educatori, ci troviamo a pensare e a dire: ma quello che noi abbiamo acceso come luce, quello che noi oggi stiamo donando al nostro figlio, ce lo ritroveremo? Questa fiamma che abbiamo acceso, la ritroveremo? Oppure i bambini, tante volte crescendo, incontreranno altri maestri, altre guide che magari con la logica del più forte potranno deviarle.
Questa festa ci insegna che tutto quello che noi trasmettiamo e insegniamo ai nostri figli, prima o poi ciò che è stato seminato crescerà, prima o poi porterà frutto, non andrà sprecato. Questa festa, fino al Concilio Vaticano II, era detta la festa della Candelora, appunto per indicare che questa luce che i genitori accendono, la luce della fede nel giorno del battesimo, è una luce, questa fede che accompagna il bambino diventato poi adulto per tutta la sua vita. E c'è, a proposito di questa fede simboleggiata come una piccola candela, tant'è vero che in questo giorno in tutte le chiese dovrebbero essere benedette le candele che ognuno porta a casa. C'è un poeta che allegoricamente così ha voluto descrivere come una luce la parabola della sua vita. Un giorno, scrive questo poeta, io uscii e partii per un lungo viaggio. Era ancora buio quando uscii di casa e mia madre si mise in mano una piccola lanterna per rischiararmi la strada, raccomandandomi di non separarmene per nessuna ragione. Camminai per ore alla luce di quella lanterna, ma poi sorse il sole e il lucignolo che avevo in mano cominciò a impallidire, finché a mezzogiorno non si vedeva più e fui tentato di buttarlo via, ma mi ricordai di quella promessa fatta a mia madre e continuai a tenere in mano quella piccola lanterna. Camminai ancora a lungo finché il sole cominciò a tramontare e si fece di nuovo buio intorno a me. La fiammella che avevo in mano cominciava di nuovo a farsi notare, finché, fattosi buio completo, mi accorsi che era l'unica luce che mi permetteva di proseguire nel viaggio e di portarlo al termine, e fui ben felice di averla ancora con me. Questa festa ci ricorda quindi che la fiamma, che la luce della fede, all'inizio è più forte perché è sostenuta e alimentata dalla fiamma della fede che i genitori ci hanno trasmesso. Poi tu, crescendo nella vita, camminando, fai esperienza di tante situazioni, ti lasci coinvolgere da tante luci, da tanti interessi, tanti valori vengono ad occupare la tua mente e pare che quella fede che avevi da bambino si sia un po' spenta. In realtà non è così. Quando diventi grande, quando il sole comincia poi a tramontare, ti accorgi che quella fede, quella luce che i tuoi genitori accesero in te nel giorno del battesimo, è la luce che non si è mai spenta durante la vita, è quella che ti troverai fino alla fine dell'esistenza. Chiediamo dunque al piccolo Gesù, possiamo ancora dire così, a 40 giorni dalla nascita, che questa fede che è stata accesa come luce nel giorno del battesimo possa essere la luce che, nonostante le grandi stelle della vita, non si spenga mai. Buona festa quindi a tutti della presentazione del Signore, buona festa della luce. La gioia, grande sera.